4 stagioni di Vivaldi a Morrovalle, spettacolare serata nell'entroterra maceratese con la straordinaria violinista viennese Marie Kropfitsch e l'orchestra del Settecento italiano diretta dal maestro Alfredo Sorichetti. L'Auditorium San Francesco torna ad ospitare la grande musica con Morrovalle d'Armonia, stagione promossa dal Comune in collaborazione con il Ministero della Cultura e Marche all'Opera. A margine del capolavoro dell'opera vivaldiana ci sono stati i racconti popolari delle tradizioni, la festa di San Giovanni, il solstizio d'estate, voce narrante la professoressa Anna Maria Cerquetti, ricerca storica dei testi a cura della professoressa Alba De Vincenzis. La suggestione dei violini ha incantato il pubblico presente e si è rivelato appieno il talento della viennese Kropfitsch, il cui violino di Guarnieri Filius Andrea del 1712 sembrava un'estensione del suo corpo. Centra l'obiettivo il comune di Morrovalle, impegnato a rilanciare l'immagine della città e renderla più attrattiva, offrendo ai turisti gli strumenti necessari per vivere e godere di un territorio che ha tanto da offrire. Sì, il maestro Sorichetti è veramente una sicurezza per noi, perché oltre ad essere bravissimo e professionale, organizza sempre degli eventi molto molto interessanti che, dico io, fanno bene al cuore. È il terzo degli eventi che Morrovalle propone, che il Comune e l'amministrazione propone, ce ne sarà un altro in agosto, quindi a noi fa molto piacere. Fa piacere per riportare la musica classica in un luogo così bello e importante per Morrovalle, penso che ne guadagni tutta la città, ne guadagni soprattutto chi vi può e riesce a venire ad ascoltare questi eventi. Questa sera poi c'è stata una perla la violinista, dica la verità, ha fatto venire i brividi. La violinista è stata eccezionale, una maestra violinista per me, che sono anche l'assessore alle pari opportunità, è una grandissima soddisfazione. Al di là, adesso scherziamo, ma al di là di tutto, una professionista veramente veramente importante, e che l'abbiamo potuta accogliere qui a Morrovalle è per noi molto lusinghiero.
Il pubblico è stato accompagnato in un affascinante e sorprendente viaggio nella natura descritta in musica, dove si sono riprodotti i canti degli uccelli in primavera, i temporali estivi, la fuga delle volpi in autunno, il battere dei denti e della pioggia d'inverno. Queste sono le quattro stagioni, un grande spettacolo nato da un incontro artistico di rara magia tra il direttore d'orchestra Sorichetti e la violinista Kropfitsch, che hanno dato il massimo come l'orchestra del Settecento, che insieme al coro rappresenta una delle più interessanti realtà nel panorama sinfonico corale nazionale. Tenevamo molto questo concerto, è stato ideato dalla dottoressa Alba De Vincenzis diversi mesi fa, perché voleva e volevamo coniugare la musica, diciamo, legata alla natura a questo periodo particolarissimo, che è il periodo del solstizio d'estate, no? Le giornate più lunghe, la luce che è così forte e per lungo tempo, diciamo, durante le giornate, è un periodo particolare anche perché ci sono tantissime storie, leggende, anche magiche che legano questo periodo, per cui abbiamo pensato di unire la musica per la natura, e quindi le quattro stagioni di Vivaldi raccontano benissimo le emozioni dell'essere umano a contatto con la natura, a queste storie, questi racconti legati al solstizio, ma legati anche a Morrovalle, perché ogni progetto che facciamo con Marche all'Opera cerchiamo di far conoscere la storia, la cultura, le eccellenze di ogni città. Quindi ci teniamo particolarmente a Morrovalle, e in questa occasione abbiamo portato l'Orchestra del Settecento Italiano, che è ormai una compagine davvero di altissimo livello, e una violinista d'eccezione, Marie Kropfitsch, che è una violinista viennese di 25 anni, ha suonato lo strumento Guarnieri 1712, quindi ha più di 300 anni di vita, uno strumento veramente straordinario, e lei davvero ha dato una prova di sé incredibile con l'esecuzione delle quattro stagioni. La prima domanda è che sorge spontanea, è come si è trovata qui a Morrovalle, soprattutto con questa orchestra, in particolare con questo maestro? It's a great pleasure being here. I love Italy very much and I've often been around and with this orchestra and especially. Allora, si è trovata molto bene qui a Morrovalle, è un bellissimo città, really like e bellissima natura che hai potuto vedere arrivando qua. Abbiamo avuto un grande feeling tra noi con l'orchestra e si è trovata anche bene con il suo direttore, cioè con me. Quindi grazie. Quindi la seconda domanda, se in prospettiva prevede anche di fare altre serate sempre con questo direttore d'orchestra, visto insomma che si è trovata così bene, visto anche il caloroso supporto del pubblico, che siete stati applauditissimi. Yes, we're going to play in August two times, also the quattro stagioni. Abbiamo un doppio appuntamento con le quattro stagioni, sempre lo stesso programma, un'orchestra diversa, ma lo stesso programma che faremo in Friuli, inizio Giulia, e speriamo di fare both. We hope to have a concert together. Speriamo di fare altri concerti insieme.